mafia, no? C'è questo rischio. Puglia, sì. Perché ride? Signori miei, sì. Mi siete mai chiesti cos'è la Liguria? È una regione. La Liguria. È una regione molto importante. Che cos'è la Liguria, cos'è? Se non un ammasso di gente anziana, no, schiacciata tra i monti che guarda con invidia la Corsica? Ma no, ma non è vero, no, non è vero. Ogni tanto ci sono anche le alluvioni. Tra l'altro. Sì, certo, c'è la focaccia e il pesto, per carità, buoni. Ma se poi te li porta via l'onda di Piena, a cosa servono? Ma no, cosa diciamolo, c'entra? La Liguria è meglio perderla che trovarla. Sì, ho capito. No, però scusi, Renzi, perché anche in Veneto... Il Veneto, il Veneto dico, no? Anche in Veneto. Il Veneto. Sì. Sì. Il Veneto, scusate, che cos'è il Veneto? No, no, allora, il Veneto è una regione importantissima. È importantissima, forse è più un ammasso di gente anziana gonfia di grappa, no, che guarda con invidia l'Austria. Ma no, guardi che, allora, intanto queste elezioni potrebbero essere importanti per l'Italia. L'Italia? Sì. A pensarci bene. Cosa? Cos'è l'Italia? Ma no, adesso fondo, anche l'Italia, no. Se non uno spunzone marcio pieno, ma no, di gente anziana che guarda l'Africa con invidia. Ma... Ci siamo fatti aiutare da Crozza, chi meglio di lui, per interrogarci su quanto contano queste elezioni regionali, perché mancano 2 giorni. Abbiamo seguito tutto ciò che è accaduto, abbiamo seguito questa campagna elettorale e dopodiché abbiamo anche sentito che Renzi ha detto sì, vabbè, però per il governo non significano molto, anzi non significano affatto, e Crozza lo ricordava bene qualche giorno fa, che invece le europee avevano significato molto, quindi staremo a vedere se poi è vero che non contano niente per il governo. Ma soprattutto questa mattina vogliamo chiederci, provando diciamo a girare la telecamera, che cosa resta di questa campagna elettorale per i cittadini? Quanto ci avranno capito? Che tipo di messaggio è arrivato? Quanto hanno percepito diversi i partiti gli uni dagli altri? Quanti vizi antichi hanno visto diciamo attivi e quante nuove virtù hanno conosciuto? Ecco, ci facciamo aiutare dai nostri ospiti. Do il buongiorno alla professoressa Amalia Signorelli, antropologa, autrice tra l'altro di Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca. No, sa perché cito anche il suo libro? Sì. Perché ho letto un passaggio della seconda di copertina. Il resto per me è avventura complicata, le confesso. Però in questi tempi rinunciatari di cinismo, di paura, di ripiegamento narcisistico su un io cui si chiede di sostituire il mondo, l'eroica impresa di De Martino di coniugare impegno scientifico, scelta morale e militanza politica a tutto il potenziale dell'attualità alternativa, lei scrive. E allora, siccome ho sottolineato alcune parole, pensando alla campagna elettorale, noi siamo tormentati ormai dalla campagna elettorale, ho sottolineato cinismo, paura e scelta morale. Mi dice a suo giudizio in che relazione stanno con la campagna elettorale che si chiude oggi? Queste tre parole. Cinismo, paura. Tanto. Tanta relazione? Sì, voglio dire, cinismo ce n'è tanto in giro. E d'altra parte, siccome... L'elettorato poi non è scemo, no? Lo capisce che molti dei discorsi che circolano sono ispirati da cinismo e basta. In fondo anche la vostra copertina, il discorso che fa Crozza, è un discorso che mette in evidenza, attraverso la chiave della satira molto ben centrata, mette in evidenza come pur di conservare una posizione egemonica di potere le regioni si prendono e si lasciano, no? Valgono o non valgono più. Questo non si vuole insultare nessuno, non si vuole negare nessuno, niente a nessuno, però è cinismo. Scelta morale? In che relazione appunto, sta con la campagna elettorale? La paura, appunto, dicevo, gli italiani non sono scemi, capiscono che una situazione diciamo orientata da scelte ispirate a un cinismo così profondo mette paura però. Mette paura soprattutto perché non c'è un futuro e direi che la scarsa non c'è un futuro, voglio spiegare, non nel senso che non c'è il futuro, un futuro c'è per forza se non moriamo tutti domattina, ma non ci sono progetti, non ci sono prospettive chiare, non c'è un senso di possibilità di proiettarsi, di vedersi nel futuro e questo ha a che fare con la... Con la paura. Sì, con la paura, ma anche con la situazione morale, no? In fondo la base più elementare della moralità è che cosa è bene e che cosa è male. Quindi se partiamo da questo tipo di quesito, anche l'immagine che possiamo farci del nostro futuro
alla mia età, ovviamente in termini molto specifici, eutanasia sì, eutanasia no, ma a 30 anni, a 20 anni, in altri termini completamente diversi, che cosa è bene per il nostro futuro? Ma su una base di cinismo e paura è difficile decidere che cosa è bene. No? Torniamo al bene e al male e intanto saluto l'onorevole Lorenza Bonaccorsi, Partito Democratico, ben trovata. Buongiorno. Sono collegati con noi da Bari il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Ed è collegato invece da Cantù l'onorevole Nicola Molteni della Lega Nord. Ben trovato Molteni. Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ospiti. Dunque, che cosa ci resterà nella testa, diciamo, di questa campagna elettorale? Quale ricordo dominerà tra gli altri? Io azzardo, sicuramente continueremo a parlare della lista degli impresentabili. La conosciamo finalmente oggi a luna. Le chiedo, onorevole Bonaccorsi, se questa lista che sta preparando la Commissione Antimafia è stata cosa buona e giusta oppure è sbagliata, e se è sbagliata perché? Ma io penso che non ce ne ricorderemo tanto, lo dico francamente, perché spero che ci ricorderemo dei cittadini che andranno a votare, di chi verrà eletto e di chi dovrà governare bene le regioni, chiunque sarà che vincerà, perché questa è la democrazia e questo è quello che è giusto che sarà. Credo innanzitutto, cioè, lei dice che la cosa più importante, il consenso varrà di più che non il fatto che le liste avessero degli impresentabili. No, io sto dicendo che è importante l'appuntamento elettorale, credo che la cosa più importante sia quella. Fondamentalmente credo che dobbiamo tenere il focus e l'attenzione e il pensiero anche a quell'appuntamento, un momento importante di democrazia per milioni di cittadini che scelgono e andranno a scegliere chi governerà le regioni. Quindi questo credo che sia il tema principale e fondamentale del nostro ragionamento. Io lo dico francamente, non amo le liste, non ho mai amato le liste, non ho mai amato nessun tipo di... insomma, è una cosa che un po' con rispetto, ma insomma, al Movimento 5 Stelle piace molto fare, questa cosa dei nomi, sbatti il nome in prima pagina, un po' alla wanted, un po' a liste ancora più oscure di cui è meglio non ricordarsi. Quindi non mi piace questa metodologia. Dopodiché credo che questa cosa delle liste impresentabili, da una parte il fatto di tirare fuori i nomi alle ore 13, proprio, cioè, alla fine ultima dell'ultimo giorno utile fondamentalmente, mi lascia un po' perplessa. Dopodiché aspettiamo le liste, perché la Commissione Antimafia sta facendo un lavoro e valuteremo ovviamente tutto quello che verrà fuori. Senatore Morra, a lei che dice l'onorevole Bonaccorsi è un amante delle liste, lei trova sano il lavoro della Commissione Antimafia e perché siamo dovuti arrivare, perché poi secondo me la domanda delle domande è questa, perché arriviamo alla necessità che la Commissione Antimafia stili delle liste? Peraltro queste liste fanno riferimento al codice di autoregolamentazione, quindi vale a dire che laddove i partiti avrebbero dovuto fare delle cose e non le hanno fatte, queste cose vengono segnalate, cioè vengono segnalate quelle persone che non avrebbero, in funzione del codice di autoregolamentazione, tutte le caratteristiche che devono avere per essere candidabili, cioè presentabili. Voglio ricordare che nel frattempo gli impresentabili si sono presentati, perché, diciamo, è sbagliato forse il termine. Prego, senatore Morra. Beh, vede, io intanto sono un amante delle liste che inneggino nei fatti a coerenza e a persone belle e pulite. Non sono affatto... vede, la cosa che mi ha colpito dell'intervento della collega del PD, della parlamentare del PD, è stato quel suo incipit per cui ha detto: noi non ci ricorderemo. Questa è un'operazione che viene fatta scientemente per evitare che si fissi nella memoria il discrimine fra ciò che non è possibile accettare e ciò che al contrario si deve accettare, per cui l'importante, come diceva l'antropologa Signorelli, è prendere voti per vincere, poi si cancellerà memoria di come questi voti siano stati ottenuti. Io sono stato colpito, guardi, in questi giorni, al di là degli impresentabili su cui magari la Commissione Antimafia avrebbe potuto intervenire con maggior nettezza qualche giorno prima, però non voglio
assolutamente far polemiche, io sono rimasto colpito da un caso che sottopongo all'attenzione di tutti, che si sta offrendo in Campania. In Campania c'è una candidata, e l'ha segnalato la stampa, che ad Eboli, alle comunali, si presenta con una lista che supporta il sindaco del centrodestra e contestualmente si presenta alle regionali con una lista che supporta De Luca. La dimostrazione è il fatto che i partiti non hanno interesse a centrare la loro azione politica su concetti morali come bene o male. Per loro l'importante è vincere in qualunque modo, dopodiché si lavora per resettare la memoria degli elettori e magari riproporre con altra casacca chi due anni prima ha vestito una casacca di un'altra squadra, perché ormai questo è. Noi siamo ancorati invece ai valori delle idee, ai valori delle competenze, ai valori soprattutto del rispetto delle regole, perché preventivamente noi chiediamo a tutti quanti, coloro che si vogliono, si possono offrire, di far capire quale sia la loro posizione di fronte alla giustizia, anche perché non è detto che si debba per forza essere candidati, si può fare politica anche come attivisti, dando il proprio contributo di idee, dando il proprio contributo di responsabilità. Lo so, ma lì il tema sono i voti, Morra, lei lo sa meglio di me, senatore Morra, tutto passa dai voti. Motivo, per questo motivo noi rifiutiamo questa logica, che è una logica, mi scusi, quantitativa, per cui anche soggetti moralmente e penalmente meritevoli di censura alla fine riescono a determinare le scelte di un paese. A questo punto domandiamoci se si debba fare per esempio un'azione di contrasto alla criminalità, alla mafia, a tutti i fenomeni che secondo logica dovrebbero essere combattuti in uno Stato che voglia al primo posto combattere per la realizzazione della giustizia. Lo so che non è facile. Lo so che senatore Morra, si fermi un attimo, voglio sentire anche l'onorevole Molteni su questo primo punto, no? Perché poi abbiamo tanti argomenti all'ordine del giorno. Onorevole Molteni, plausibilmente, queste sono le voci che al momento ci arrivano, questa lista conterrà una serie di nomi, soprattutto della Campania, forse esclusivamente della Campania, 4 della Puglia sono già usciti, dovrebbero arrivare questi nomi della Campania, dove c'è un altro tema che è quello del sindaco De Luca. Allora le faccio sentire, è veramente dura pochi secondi, quello che diceva ieri De Luca a proposito, diciamo, della sua candidatura e a proposito del fatto che adesso a giudicare se deve essere o non deve essere sospeso, se subito, se dopo un po', sarà un tribunale ordinario. Sentite un po'. Hanno paura, adesso hanno ripreso l'altro capitolo della Severino. Vi ricordo sempre che la Severino nella sostanza consiste in questo, in una condanna per abuso d'ufficio per avere nominato 8 anni fa un tecnico del comune chiamandolo project manager anziché coordinatore di un gruppo di lavoro 8 anni fa. Reato linguistico. Ho scoperto che a Expo 2015 ha nominato un project manager, un Gesù. E come lì si può nominare project manager? Stiamo parlando di questo. Questo polverone, questo terremoto, questa aggressione mediatica. Tutto qui. Bene, se pensano di fermarmi con queste imbecillità, se lo mettono in testa, mi devono solo sparare in testa. Allora, De Luca non si ferma e certamente non lo fermano queste imbecillità. Prego, onorevole Molteni. Guardi, io le dico che io sono amante non tanto delle liste pulite. Mi auguro ovviamente che la Commissione Antimafia possa pubblicizzare il prima possibile, avrebbe dovuto farlo prima. Io sono soprattutto amante della trasparenza e della correttezza. Vede, il Partito Democratico, Renzi, il governo non possono fare solo l'anticorruzione a parole. L'anticorruzione va fatta anche e soprattutto nei fatti. Da un lato approvano un decreto anticorruzione che non è un cattivo decreto, francamente, e dall'altro lato però candidano come presidente della campagna De Luca. De Luca è stato condannato a una condanna di un anno per abuso d'ufficio effettiva. Renzi rappresentava il cambiamento, doveva rottamare tutta la vecchia politica. Io credo che questa processo di rottamazione si sia tristemente
interrotto. In campagna comunque andranno le cose, ci sarà un caos istituzionale ed è inaccettabile che il candidato presidente De Luca dice sì, beh, tanto poi dopo metteremo a posto tutto. Ecco, questa è la politica che non mi piace, è la politica che non piace probabilmente ai cittadini ed è una politica che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella trasparenza che tutti invocano. Invocano tutti la trasparenza a parole, invocano tutti la correttezza, dopodiché nei fatti si comportano esattamente nel modo contrario. Le nostre liste sono liste pulite di persone per bene, di persone che rappresentano la società civile. Abbiamo voluto dare un cambiamento, Salvini ha rappresentato indubbiamente un grande cambiamento politico nella politica di questo paese. Mi sembra che il Partito Democratico faccia la doppia morale, da un lato a parole e poi nei fatti invece fanno esattamente il contrario. Allora, ieri a sostegno di De Luca è arrivata in campagna la Boschi, il che vuol dire il ministro Boschi, sappiamo essere il ministro forse più importante di questo governo, più rappresentativo, mettiamola così. Quindi ieri era a Napoli, anzi a Salerno, e accompagnava il sindaco De Luca, e a proposito della candidabilità e incandidabilità di De Luca ha detto: la legge Severino dice che De Luca è candidabile, è eleggibile, per cui non cambia nulla rispetto a questi ultimi giorni di campagna elettorale. Non cambia nulla, professoressa Signorelli. Adesso il tema è questo, no? Secondo me, provo a dire. De Luca è candidabile per la Severino, ma nel momento in cui dovesse essere eletto dovrebbe essere sospeso. Adesso voglio ricordare a me stessa, oltre che all'onorevole Molteni, che è condannato in primo grado, perché almeno insomma diamo le informazioni corrette, no? Non è condannato in via definitiva. Dopodiché questo è sufficiente per la Severino per fare in modo che lui, una volta eletto, dovesse mai vincere le elezioni, verrebbe sospeso, e a questo punto la sospensione dovrebbe essere firmata per decreto da Renzi, cioè il premier che è anche segretario del Partito Democratico e che sostiene la candidatura di De Luca. E dopodiché non si sa che cosa succede alla regione Campania, perché a quel punto c'è un vicepresidente. Chi l'ha eletto questo vicepresidente? Siccome noi siamo partiti da quello che i cittadini hanno capito di questa campagna elettorale, quello che sono chiamati a fare, perché il punto è che sono elezioni per il governo dei territori, che rispetto c'è dei cittadini quando De Luca dice ma tanto si risolve la Severino, mi voteranno e il consenso ha ragione su tutto? Ecco, il consenso viene prima della legalità? Beh, direi proprio di no, ma non per una valutazione di tipo moralistico. Non è che siamo i ragazzi della Via Pal che dice devi tenere fede alla parola data. È che se il consenso viene prima delle regole, la società precipita nel caos. Come stiamo precipitando noi? Adesso ditemi voi, De Luca ci avrà le sue ragioni, la Boschi per carità non si può parlare male, perché è come parlare male della Madonna, tutti hanno le loro ragioni, tutti hanno... Renzi invade il paese con lo pseudo inglese, però poi De Luca si sveglia e dice è tutta colpa dell'inglese. Stiamo facendo una figura di Peracottari. Io se cioè, fossi... Tecnicamente però. Tecnicamente, no, ma scusate, no, una cosa stupidissima. Io se fossi stata un deputato della Repubblica Italiana, quando è stata votata la legge Severino, due cose. Uno, come si fa a considerare eleggibile una persona che poi non può assumere la carica per cui è stato eletto? Mi dispiace, sarà la più grande avvocatessa d'Italia, ma a me mi sembra un delirio, mi sembra che i 300 che l'hanno votata, i 600, 800, quanti sono, distratti, pensavano forse al campionato di bocce del paese, non lo so. Questo per dirne una. Per dirne due, che il futuro presidente della regione Campania, la quale come sappiamo è una regione, e posso parlare perché ci ho vissuto 30 anni, è una trasparente, pulita, che la provincia di Bolzano è niente in confronto. No? Impallidisce. È proprio sì. Un angolo di paradiso la Campania. Non ha nessun problema da risolvere. Che debba essere stata precipitata in questa situazione. Già c'è il sindaco, e con tutta la simpatia per il sindaco di Napoli, anche lui non si è capito bene. No, adesso anche lui dovrà essere giudicato dal Tribunale Ordinario. Era lei che ricordava poco fa i codici di autoregolamentazione che i partiti si sono dati.
Allora io ti prometto che non mangerò le mele. Poi, appena vedo le mele che mi fanno comodo, mi ingozzo. E poi quando tu dici, ma hai mangiato le mele, ma avevi promesso che non lo facevi. E tu dici, no, ma sai perché in fondo non erano proprio mele, forse erano pere. Ma veramente possiamo andare a lezione dai ragazzi della Via Pal? Dopodiché io avrei gusto di discutere un altro tema, se mi permette, perché i cittadini italiani ormai non vanno a votare nella proporzione del 50%. E non mi dite per favore peggio per loro. Lo so che, no, e me l'hanno detto compagni suoi, colleghi di partito, chi non vota ha torto, gli assenti hanno sempre torto, i silenti hanno sempre torto. Però dico, se uno dovesse governare un paese come si deve, il fatto di avere così sfacciatamente tutti, nessuno escluso, meno del 50% dei consensi, non dovrebbe preoccuparci un tantino sul piano istituzionale. Poi sul piano dei conteggi elettorali mi può anche far comodo, no? Certo. A raffo di più, quanto più piccola la platea, tanto meglio la controllo. Ho fatto pure le leggi ad hoc, per cui non c'è problema. Su un piano istituzionale il fatto che il 50% dei cittadini veramente non ne può più, cioè ha deciso che campa meglio disinteressandosene. Dovrebbe dar qualcosa da riflettere, no? Ma infatti io che... Insomma, continuo a pensare che per esempio delle liste degli impresentabili ci ricorderemo di tutta la vicenda De Luca, anche perché non si concluderà con le elezioni, ove mai De Luca vincesse. Continueremo a ricordarci degli arresti in Sicilia, arresti nella regione siciliana, cioè continueremo a ricordarci di una serie di cose che non ci restituiscono una bella fotografia della politica italiana. Cioè stiamo facendo una figura da Peracottari, tanto per... citare una parola la professoressa Signorelli e la sua definizione tecnica. È una locuzione perfettamente tecnica. Calzante. Sì. No, io non sono ovviamente d'accordo. Io credo che la politica in questo, almeno io racconto la mia esperienza perché quella posso portare. Alle ultime elezioni sono entrata in Parlamento grazie a una cosa che si chiamano parlamentarie, cioè le primarie dei parlamentari del Partito Democratico. Non avevo mai avuto cariche particolari, mi sono messa in gioco perché mi piaceva il nuovo corso e mi piace il nuovo corso di Matteo Renzi come allora segretario del Partito Democratico, quindi le primarie Bersani-Renzi e poi Cooper-Lorenzi. Ho convinto le persone che mi hanno votato e sono entrata in Parlamento e con questo stesso spirito e con questo stesso mio portare quello che sono, che ho sempre fatto e che, in cui credo, continuo a fare politica. E credo che con quelle primarie sono entrate tante persone come me del Partito Democratico. Noi abbiamo fatto da questo punto di vista una grandissima ricambio della classe politica dirigente. Tra l'altro, e quindi come vive la candidatura di De Luca in Campania? Perché non è esattamente il rinnovamento, no? De Luca in Campania. Come dicevo prima, scherzando, io sono una rottamatrice che però ha grande rispetto soprattutto per tante persone. Io credo... Scusa? Dice per i portatori di voti, no, arrivo morra. Guarda, ti dico, io non mi piace fare la polemica, quella brutta, sto facendo un discorso, sto cercando di elevare un po' più il livello, lo dico francamente. Io penso che De Luca sia stato un ottimo amministratore, un ottimo sindaco di Salerno, l'ha dimostrato anche facendo molto anche bene. Anche il Crescent, l'ha visto mai lei dal l'ho vivo? L'ho visto, io ci sono stata a Salerno, devo dire, andrebbe messo credo in galera, che, no, credo che sia stato un grande e tante cose lo dimostrano in ogni momento. De Luca è stato votato alle primarie, è stato scelto dai cittadini campani. De Luca si è presentato alle primarie, magari i partiti, facendo riferimento nello specifico il Partito Democratico ad un codice morale, di opportunità, dopodiché, potevano decidere di non farlo presentare, dopodiché, cioè, infatti lei ha ragione, poi ad un certo punto lui le primarie le ha vinte, il discorso ma magari si poteva scegliere a monte, da fare, no? Secondo me, è quello che faceva la professoressa, cioè il problema dell'astensionismo, qui noi siamo, veniamo da un periodo molto faticoso, abbiamo perso un po' il senso
e l'assunzione di quello che debbono essere di rappresentatività rispetto alla società i partiti. Ecco, credo che sia un ragionamento più importante. Abbiamo cominciato a ragionarci su il problema di quale può essere effettivamente il futuro della forma partito oggi, della rappresentanza sociale. Credo che questo sia il tema vero su cui confrontarsi. Ma quando dico che non ci ricorderemo delle liste degli impresentabili è perché vorrei che ci si ricordasse di come verranno governate le nostre regioni, le nostre città, certo, territori. Certo. Questo è il ragionamento. Poi la polemica politica o far dire ad altri altre cose che non si... Quello fa parte del cabaret del folklore televisivo. Ma no, è che io ho questo vizio di pensare che la politica debba essere un esempio. Pensi come sono fatta. Io ce l'ho e ci credo. E quindi penso che il consenso venga dopo la legalità. Dopodiché, e quindi penso che uno che si candida ad amministrare una regione deve essere al di là di ogni ragionevole sospetto. Anche all'interno del mio partito penso che dobbiamo fare ancora tante battaglie per affermare questo. Sono evidentemente i miei pensieri desueti. Vi faccio vedere, ieri sera c'erano Berlusconi e Renzi a Virus. Un assaggino, una cosa piccola, piccola, e poi voglio sentire il senatore Motta. Perché 2 ore. C'è una profonda differenza, forse anche tra noi due. Tra noi due chi? Tra me e il signor Renzi. Beh, penso di sì. Beh, lui intanto ha metà dei miei anni. E questo? Quindi non questo ci possiamo far nulla. È una grande fortuna. Ma io ho 40 anni di più di esperienza, o no? Sì. Sì. Bene. Lui è un politico, lui fa politica da più anni da ma quanto... Ma ormai è un politico, non si rassegni, io. Presidente. Scusi. E come politico è portato sempre di più a guardare, invece che all'interesse generale, al suo particolare interesse, al suo tornaconto, alla sua convenienza. Questo è qualcosa che attiene a tutti i politici di mestiere, i politici di professione. Berlusconi chi? Quello che ha fatto il Presidente del Consiglio per 10 anni e che era seduto al suo posto. Berlusconi deve avere un fratello gemello che lui non conosce, che si chiama come lui, o c'è un caso di omonimia, perché tutte le volte Berlusconi riparte con la solita storia. Io non so cosa ha detto qui perché non me l'avete fatto vedere, ma i giudici, vado a memoria, i comunisti... No, comunisti no. Non l'ha detto i comunisti no, oggi. No, comunisti no, non la considerano comunista. No, non me, gli altri, ma che non hanno fatto governare i partiti piccoli, la sinistra, questo ormai è, potrei scrivere un libro... Però Berlusconi, me lo faccia dire, è un biglietto scaduto. Cioè lui ha già avuto l'occasione di cambiare le cose, non l'ha fatto, bene, basta. Io rispetto, io non faccio polemica con lui. È stato 10 anni al governo. Le ha fatte o no le cose? Sì, no. Ognuno ha un giudizio, lei avrà un giudizio, io ne ho un altro. Senatore Morra, anche lei ha un giudizio, no? Sì. Il giudizio è che il simile attrae il simile, per cui bene o male questi signori fino a pochi mesi fa avevano stipulato un patto, il patto del Nazareno, che ha ulteriormente bloccato questo paese. Io credo che siano facce speculari della stessa realtà, una realtà per cui il paese continua a scivolare sempre più nel baratro, ma mi lasci dire, prima ancora che economico, morale e culturale, perché come si diceva poc'anzi, il Paese ormai ha perso alcuni punti fermi. Per esempio, come sosteneva la professoressa Signorelli, è illogico che si possa consentire a qualcuno di essere candidato senza poi consentirgli di essere eletto. Però il nostro Parlamento è riuscito a far anche questo. È illogico, ma perché è anche immorale, per esempio, votare a favore della corresponsione dell'indennità a parlamentari che sono stati arrestati e condannati. Ma questo ha fatto il Parlamento italiano per la maggioranza che governa lo stesso. Sono tante le cose illogiche e pertanto immorali che abbiamo dovuto registrare. Noi pensiamo che, ecco, democrazia sia partecipazione, a differenza del Presidente del Consiglio, il quale in occasione delle regionali di Emilia e Calabria sostenne che l'altissimo livello di astensionismo non era un problema che lo riguardasse, noi siamo dell'avviso che sia proprio un dovere di tutti quanti noi cittadini italiani, qualunque sia la nostra fede politica, lavorare per l'inclusione, perché è così che si mette a disposizione dei cittadini lo Stato. Ma se lo Stato, allontanando da sé, soprattutto nel momento del voto, marginalizza, poi non ci dobbiamo più stupire di fenomeni che danno l'idea della debolezza delle istituzioni stesse e di ragazzi che vengono abbandonati all'emigrazione
perché ormai lo Stato non garantisce più alcun aiuto, alcun sostegno. Noi abbiamo un'idea di comunità che si fonda sulla convinzione che anche il più debole debba essere aiutato, perché è un nostro dovere in quanto membri del gruppo. Questi erano anche gli insegnamenti di chi ha lavorato alla realizzazione della nostra Carta Costituzionale, ma non è un caso che proprio questo governo voglia affossare quei valori, per esempio il valore del pluralismo che dalla riforma della buona scuola esce con le ossa rotte, visto che bisognerà uniformarsi. Allora, sulla riforma della buona scuola la fermo, anche perché devo andare in pubblicità. Onorevole Molteni, prometto di ripartire da lei subito dopo la pubblicità. Le chiedo intanto un telegramma. Ieri Renzi era a Melfi, era stato invitato da Confindustria, ha scelto di andare a Melfi da Marchionne. Noi ripartiamo da lì dopo la pubblicità, perché stamattina il nostro ragionamento è: dunque, che cosa ci avranno capito i cittadini? In realtà i cittadini cosa chiedono a chi li governerà? Chiedono sostanzialmente una cosa, il lavoro, cioè di migliorare le loro condizioni, e il tema dei temi è il lavoro. E ieri da Melfi, a suo giudizio, sono arrivate buone notizie? Mi dica sì o no, poi andiamo in pubblicità e poi riparto da lei. Assolutamente no, anzi si conferma che Renzi è amico della Fiat, è amico di Marchionne, è amico delle banche, è amico degli immigrati, è amico anche degli zingari, esattamente di quegli zingari che ieri hanno... tre zingari hanno falciato una povera filippina a Roma. Nove feriti, sì, parliamo anche di questo dopo la pubblicità, parliamo quindi anche di questo. Questo. C'è una lettera Renzi di Celentano, c'è una lettera, un messaggio di Celentano sul blog. L'abbiamo letta, ripartiamo l'abbiamo da lì. Perché parla di voi, ripartiamo da lì dopo la pubblicità. Difendere il lavoro non si va ai talk show del martedì sera a fare grandi slogan ideologici. Per difendere il lavoro si creano le fabbriche, si creano le condizioni perché l'Italia torni a correre. Qui oggi a Melfi con il dottor Marchionne, con l'ingegnere Elkan, abbiamo visto una realtà che non è una realtà teorica, è una realtà pratica, concreta, che porta migliaia di donne e uomini del sud a fare le macchine che vanno in America e che vanno in tutto il mondo. E allora per chiuderla così, fatemela dire in modo molto semplice e molto chiaro: si possono prendere tutte le polemiche del mondo, ma noi andremo avanti insieme a chi crede nel futuro dell'Italia, perché finalmente il lavoro torni ad essere un diritto come prescrive la Costituzione. Il lavoro. Vedevo la professoressa Signorelli che voleva intervenire su questa cosa. Io ho promesso di ripartire da Celentano e dall'onorevole Molteni. Però se vuole una battuta, no, tanto era, so che non Molteni era pazienza. Tanto sul lavoro quanto sullo stile di Renzi. Sì, il talk piace show. Proprio. Ma no, io lo considero un violento, aggressivo, maleducato. Come si fa a dire a un vecchio signore che sta più di là che di qua che è un biglietto scaduto? Anche se quel vecchio signore si chiama Silvio Berlusconi, per il quale non posso essere sospettata di simpatie. Adesso lo sentite, no? Cioè l'arroganza fatta persona, il che di per sé è contrario alla democrazia. Insomma, questi vogliono fare la riforma della scuola praticamente senza sapere niente di scuola, no, e senza voler ascoltare nessuno che di scuola sa qualcosa. No, professor, sa, questo non è vero, però. E se non vi piace, ve ne farete una ragione. Cioè, a me questo stile personale, così carico di disprezzo per il prossimo, mi dà... Il lavoro non si fa nei talk show, no? Dice in appunto, questo passaggio a me. Cioè, dico... Beh, peraltro, vogliamo dirlo che insomma Renzi, tutto quello che non fa, ma no, ma lui Renzi è negativo, i talk show li frequenta, peraltro, segnalo sommessamente, perché senti, la mattina era a Melfi, ieri sera poi giorni, era da virus, appunto, quindi... Ecco. Da questo no, punto a vista, me questo, cioè... ma è un inciso questo, scusate, sì, anzi, sì, perché sì, ci porta fuori, però lo stile è l'uomo, diceva un vecchio signore che se ne intendeva. Poi ovviamente sento l'onorevole Bonaccorsi, ma prima Adriano Celentano scrive sul suo blog: ciao Grillo Renzi, mentre voi ve la battete sul tavolo dei voti,
Nel frattempo a Roma c'è un'auto che sfreccia a 180 km all'ora e che con noncuranza travolge 9 passanti, trascinandosi per 50 metri una giovane donna che poi muore. 8 i feriti, di cui 4 in modo grave. Ma voi, così concentrati nella lotta a chi arriva primo, vi dimenticate di parlare del problema non più importante ma vitale, che è la certezza della pena. Perché la gente dovrebbe consumare di più se ha paura anche ad uscire di casa? E chi se ne frega degli 80 euro o del diritto di cittadinanza se poi arriva una macchina e ti travolge? Poveri illusi. La tanto invocata crescita di cui parlano gli economisti e l'accecata massa politica non ci sarà mai. Nessuno ha capito che il famoso aumento dei consumi è strettamente legato ad un disegno artistico che può scaturire solo attraverso il sorriso dei cittadini. Ma se i cittadini hanno paura e si sentono abbandonati, non sorridono. E se non sorridono, non consumano. Quindi sto cominciando a pensare a Salvini. Molteni? E pone delle questioni vere, Celentano. Vi faccio però dire, ho ascoltato il Presidente del Consiglio, credo che sia un'immagine veramente triste quella di un Presidente del Consiglio che continua ad omaggiare un po' col cappello in mano Marchionne, la Fiat, i poteri forti. Voglio far presente, io sono in una zona, un territorio, la Brianza, Cantù, che è fatta da tante piccole, piccolissime medie imprese, che sono quelle che tengono in piedi il Paese. Il Paese non è tenuto in piedi dalla Fiat, dai contributi di Stato alla Fiat. Il Paese è tenuto in piedi dal sacrificio di tutti questi piccoli imprenditori che oggi sono strozzati da un sistema economico, dalle tasse, che è assolutamente nemico dell'economia. Quindi è un'immagine brutta quella di un Presidente del Consiglio col cappello in mano, quasi in ginocchio nei confronti dei poteri forti. Per quanto riguarda che possono essere le banche, possono essere Confindustria, può essere l'Europa nemica del nostro Paese. Per quanto riguarda la sicurezza di cui parla Celentano, certezza della pena, no? Celentano pone dei temi assolutamente reali e contemporanei. Quanto accaduto ieri a Roma, nella periferia di Roma, con quest'auto che sfreccia sulla folla, non si ferma all'alte, a 180 km all'ora falcia 9 persone e uccide una donna filippina, pone sul tappeto due questioni che non sono più rinviabili. La prima questione, l'introduzione del reato di omicidio stradale. Noi abbiamo presentato una proposta di legge ormai da 2 anni. Il Presidente del Consiglio, quando era sindaco di Firenze, aveva raccolto delle firme per l'introduzione del reato di omicidio stradale, cioè chi commette un reato di una gravità tale non può cavarsela con qualche mese di galera, se va bene, o con qualche mese ai domiciliari. Il principio della certezza della pena è un principio ineludibile. L'altra questione... che questo governo, e lo dico... E l'altra, quindi il principio della certezza della pena, che nel nostro Paese non c'è, perché è stato smantellato, me lo faccia dire, io sono in Commissione Giustizia, negli ultimi 3 anni la sinistra ha votato tra indulti mascherati, depenalizzazioni, sconti di pena, premi ai criminali, ha votato di tutto e di più, smantellando un principio che è quello dell'effettività della pena. Uno sbaglia e paga, punto, non ci sono vie d'uscita o scappatoie. E l'altro tema è il tema dei campi nomadi, è il tema del ripristino della legalità in quei luoghi che sono ad esempio i campi nomadi, che sono enclave di illegalità, di abusivismo, di degrado, di delinquenza, di criminalità. Io credo che non si possa più andare avanti con l'ipocrisia, col buonismo, con questa tolleranza pelosa, tale per cui ci sono alcuni cittadini di serie A, alcuni cittadini di serie B. Non possiamo più pagare le bollette del gas e della luce a chi vive in queste zone franche. Ovviamente i cittadini di serie B sarebbero gli italiani, no? Mi corregga se sbaglio. Ovviamente i cittadini di serie B sarebbero gli italiani. Ci sono diritti e doveri che devono valere per tutti. Allora, la fermo perché sennò non riusciamo a sentire anche gli altri. Tanto ha posto le due questioni, voglio sentire anche il senatore Morra, no? Intanto sul cappello in mano di cui parla Molteni e poi anche, se lo ritiene, sulla questione della tolleranza pelosa. Prego. Guardi, per quanto riguarda la visita di Renzi a Melfi, non è sufficiente la figura del cappello in mano con cui si mendica. Io sarei anche più duro, perché il nostro Presidente del Consiglio è andato ad omaggiare un gruppo finanziario e poi anche industriale che qualche mese fa ha deciso di trasferire la sua sede fiscale all'estero.
in particolar modo in Inghilterra, di modo che noi italiani ci conserviamo i costi sociali che in questi decenni abbiamo deciso di sopportare per garantire l'occupazione del mondo Fiat. Questo era sempre lo slogan che veniva ribadito e ripetuto. E poi adesso ci troviamo questi signori che tranquillamente abbandonano l'Italia senza concorrere alla fiscalità come dovere di tutti i cittadini italiani. Le norme europee glielo consentono e noi facciamo addirittura visita a questi signori. In più bisogna ricordare che qualche mese fa, per volontà di questa maggioranza, è stata approvata una parziale riforma del mercato del lavoro che tutela molto di più chi assume piuttosto che chi ha assunto. Forse il lavoro è semplicemente quello di far profitto, dimenticandosi che magari ogni lavoratore, semplicemente perché è cittadino, ha dei diritti e vanno rispettati. Relativamente poi alla questione sollevata... Aspetti, facciamo così, ci torniamo sulla seconda parte e così le faccio anche commentare Celentano, no? Però voglio sentire, siccome abbiamo detto il cappello in mano, no? Di più del cappello in mano, il fatto che Renzi sia andato da Marchionne è considerata una cosa malfatta, quindi voglio sentire dall'onorevole Bonaccorsi che cosa ne pensa. Mi sembra che stiamo così vagheggiando nelle nebbie, lo dico francamente. Noi veniamo fuori da 11 trimestri col segno negativo. Veniamo fuori da un 2013, un 2014 di una crisi mondiale enorme. Una crisi mondiale che ha visto una precipitazione ad esempio degli scambi commerciali mondiali. Quindi una situazione in cui da una parte due paesi come l'Unione, gli Stati Uniti d'America e il Giappone, che hanno investito per la ripresa economica in maniera pesante, noi dal 2013, perché noi partiamo, ricordiamoci che partiamo da quel momento lì, dal 2013 in cui avevamo il gruppo di testa, Germania, paesi scandinavi e Inghilterra, fermi sul rigore fondamentalmente, ripeto, ricordiamoci da dove partiamo. Oggi noi stiamo, anche grazie a quelle misure del Jobs Act che fanno in modo di estendere le tutele a tanti giovani che possono entrare nel mondo del lavoro in una maniera diversa da quella che era prima, e noi dobbiamo creare posti di lavoro, l'ha detto lei prima giustamente. Cioè, oggi noi e quella dobbiamo, è la vera risposta noi dobbiamo, che vogliono i cittadini. Lavorare no? su questo, e su questo si sta lavorando. Si va a Melfi, dove c'è occupazione, e si va in tutte le piccole realtà, come ricordava pure Molteni prima, del nord Italia, di tutto il resto dell'Italia, delle piccole e medie imprese che sono quelle che hanno trainato con l'export e hanno tenuto sulle spalle il nostro paese in questi anni difficili. Ma noi partiamo, ripeto, non possiamo far finta che non c'è il momento, quel momento da cui ripartiamo. Oggi siamo per la prima volta, ripeto, dopo 11 trimestri col segno negativo al segno positivo. Allora, lavoriamo per creare lavoro nel nostro paese, perché quello ridà speranza e futuro. Guarda, io leggevo una cosa veramente interessante l'altro giorno, uno studio della Bocconi su dati Istat, sì, chiudo subito, le donne che fanno meno figli sono quelle del sud, cioè sono le donne che non lavorano. Allora, questa è davvero... c'è una connessione diretta. Connessione diretta, laddove c'è meno speranza non si fanno figli. È un ragionamento davvero che dobbiamo provare a esaminare in maniera seria. Questo allora, io devo fermarmi tema. Perché devo andare di nuovo in pubblicità, ma noi ne siamo soddisfattissimi di questa cosa. E ci andiamo con i meglio di Ivo May. E poi lo so, senatore Mora, che l'ho fermata su Celentano. Voglio assolutamente sapere che cosa lei ne pensa, anche perché diciamo Celentano scrive sì a Renzi, ma scrive pure a Grillo, cioè scrive anche al Movimento 5 Stelle, dice che vi siete un po' distratti. Allora, Ivo May e poi pubblicità. I May del Parlamento! Senza cravatta si è sparsa la voce che dovete togliervela in questa rubrica. Non è vero, ecco, vabbè. Non la porto mai. Mai. Nome? Mi chiamo Florian Kronbichler. Età? 64. Partito? Votato in SEL, diciamo, sono però espressione molto dei verdi sudtirolesi. Provenienza geografica? Sono della Valpusteria. Professione precedente? La tua.
Famiglia. Ho moglie con 3 figli. Secondo te è opportuno passare dall'altra parte della barricata e da giornalista diventare politici? Eh sì, basta distinguere i due ruoli. Cos'è la politica per te? Occuparsi dei più deboli, perché i più forti non hanno bisogno della politica. Cosa fai per noi la Camera? Al momento nella commissione ultima, 14esima, che è quella delle politiche dell'Unione Europea. Cosa faresti per il dramma degli immigrati? E soprattutto farmi proprio del problema, perché fino adesso l'Europa non c'è, se ne infischia del problema. Tu non vedi bene la globalizzazione, no? Soprattutto per quello che riguarda il trattato tra Unione Europea e Stati Uniti. Bisogna pensare in grande, pensare globalmente, ma agire localmente. Hai scritto: la mia massima giornalistica, scrivere bene significa lasciar via. Non ho capito però. Allora insomma, sembra, suona un po' tradotto davvero. Fare il parlamentare bene vorrebbe dire parlare di meno. Cioè scrivere bene vuol dire scrivere di meno. Come ti trovi tu così, così altoatesino in mezzo a tutti questi italiani? Ma molto bene. Io sono il primo altoatesino di lingua tedesca eletto al Parlamento italiano al di fuori del partito di raccolta etnica. Riforma costituzionale e legge elettorale, delle due non so quale sia la peggiore, lo hai detto tu, perché? È la somma che poi è micidiale. La riforma costituzionale viene completata nel suo lato peggiore, quello appunto, diciamo così, di non rispettare la rappresentanza. Cosa diresti ai tuoi compagni di partito di SEL passati con Renzi? A volte è importante, diciamo, tradire in politica, ma per il tradimento ci vuole una ragione nobile. Cosa fai per tenerti in forma? Qui a Roma vado alle 6 di mattina, vado in Villa Borghese, insomma, e farmi la corsa di un'ora, perché ritengo che solo un parlamentare in forma sia un buon parlamentare. Potresti accennarci una tua canzone del cuore? Oh bella, ciao, 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 beh. Quale di questi paesi non confina con la Grecia? L'Albania, la Romania o la Macedonia? La Romania. Perfetto. Due motivi per riportarti alla Camera. Non ho assolutamente, diciamo così, nessuna intenzione di ripresentarmi. Ho capito anche, io sono contro quel giovanilismo, insomma, che è imperversa. È stato un miracolo che io sia venuto qua. Cioè, lascio il posto ad un altro, passo il testimone. Grazie mille, grazie. Buongiorno, allora non succede niente, ci possiamo rilassare per adesso, perché guardate, raramente in quest'ultimo periodo abbiamo avuto una foto di questo genere, assenza di nuvole su quasi tutta l'Italia, qualche nuvola sulle zone alpine, ma oltre questo non c'è, quindi situazione di tempo che è diventato stabile. Vediamo se ce lo conferma e che cosa succede, perché qualcosa cambia. Allora, vediamo le piogge previste per tutta la giornata di oggi, centro e sud niente, il grigio sono delle velature, sono delle nuvole che passano, ma piogge niente, qualche pioggia sulle zone alpine, e questa è un po' questa linea che abbiamo intravisto anche nei giorni scorsi. Giornata di domani, sempre per tutte le 24 ore, centro e sud, vedete ci sono piccolissime macchie verdi che sono debolissime piogge isolate, ma insomma non cambiano la giornata, al nord ci si mantiene in prevalenza sul verde delle piogge deboli, però vedete che prendono anche le zone di pianura, non si tengono sulle zone alpine, quindi questa leggera incertezza, giornata un po' grigia, non sono previste piogge forti, giornata un po' grigia ci potrebbe essere. Domenica, situazione che al centro e al sud vede come differenza la comparsa di queste piogge sulle zone interne, sono le nuvole del pomeriggio che si formano sull'Appennino, danno qualche pioggia e poi si dissolvono in serata. Ciclo e, diciamo, meccanismo tipicamente estivo poi. Al nord qualche pioggia anche sul blu, sono piogge moderate, quindi c'è questo tempo leggermente perturbato. Vi faccio vedere anche lunedì per avere un po' un'idea di che cosa succede. Non cambia molto, al nord sempre qualche pioggia localmente di una certa consistenza, centro-sud queste piogge che riguardano soprattutto le zone interne, a parte forse le coste settentrionali della Sicilia. Fuori, sulla Francia, ci sono nuvole di una certa consistenza, siccome abbiamo anche il ponte, insomma, per avere un po'
un'idea. Le temperature, le massime di oggi cominciano a risalire piano piano, inevitabilmente, quindi si va sull'arancione in qualche caso carico. Vedete in Sardegna, alcune zone del sud, alcune zone della pianura padana, tenete conto che questo aumento sarà piuttosto lento, ma sarà graduale e costante anche nei prossimi giorni, vale a dire che nel corso della prossima settimana probabilmente complessivamente aumentiamo fra i 3 e i 4 gradi, che insomma ci porta in una zona interessante, saremo ai primi di giugno ovviamente. Volevo farvi rivedere questa foto di ieri, perché avevo detto una foto di quelle minacciose, cioè questa forma della nuvola che potrebbe preludere a una tromba d'aria. Dico, se vedete una cosa del genere, tenetene conto. Mi hanno scritto, tengo conto di che? È chiaro che in questa situazione cosa fate? Prendete il telefonino, forsennatamente fate www.la7.it/meteo-la7, dove sono i consigli su cosa fare e non fare in caso di tromba d'aria. È una cosa un po' concitata. Fatelo prima. Fatelo prima. Vedo che fanno questo. Andatevi a leggere i consigli di sicurezza per i temporali, per le trombe d'aria, che sono importanti. Io ci scherzo, ma è una cosa importante. Quando vedete qualcosa del genere sapete già cosa fare e cosa non fare. Se invece vedete una situazione tipo questa che ci ha mandato Anna, la foto era di Pierangelo, qui ci sono queste nuvolette, c'è il cargo che passa a largo, il mare calmo, insomma tranquillo. Qui non dovete fare niente, dovete godervi lo spettacolo e non preoccuparvi di nulla. Grazie Paolo Sottocorona. Allora, avverto gli ospiti, abbiamo un sacco di mail, vi chiedo di essere veloci nelle risposte, così abbiamo la possibilità anche di dare la parola a chi ci segue da casa. Voglio ripartire dal senatore Morra, ci eravamo lasciati sul tema dei Rom, della lettera di Celentano che in qualche maniera vi chiama in causa e vi rimprovera, e ne approfitto per leggere ciò che ci scrive Vincenzo Lemme, che dice: oggi leggo sui social molti post contro i Rom che hanno ammazzato una donna filippina e fatto 9 feriti a Roma. La mia riflessione: se questi delinquenti fossero stati italiani, erano meno delinquenti dei Rom? Per me un delinquente resta un delinquente. Per i cari politici, un delinquente da oggi ha il marchio di provenienza. Le mie condoglianze alla famiglia della signora filippina uccisa a Roma dai delinquenti assassini. Adesso è tolleranza pelosa quella di Vincenzo Lemme per, diciamo, scimmiottare le parole dell'onorevole Molteni, oppure è ragionevolezza, senatore Morra? No, è una riflessione assolutamente accettabile. Noi dobbiamo ricordare una cosa a tutti: l'emergenza Rom è tale in particolar modo in Italia, perché che io sappia in Inghilterra, in Danimarca, in Francia, dove ci sono comunità Rom più consistenti di quella italiana, non ci sono affatto questi problemi. Il problema è che in Italia non c'è appunto certezza del diritto, per cui comportamenti che sono evidentemente contro legge possono essere tranquillamente messi in atto, perché tanto non c'è certezza del diritto. E di questo io voglio ricordare all'onorevole Molteni, non è responsabile soltanto la cosiddetta coalizione centrosinistra, perché negli ultimi 20 anni anche la Lega con i governi di centrodestra è stata al governo e ha avuto la possibilità di intervenire. È vero che in tanti hanno presentato DDL per l'introduzione del reato di omicidio stradale, ma è altrettanto vero che questa è una questione che non è che è esplosa 2 anni fa con questa legislatura, è una questione che si trascina da troppo tempo, perché anche i governi di centrodestra, me lo lasci dire, hanno reso il Parlamento semplicemente lo zerbino dell'esecutivo, convertendo prevalentemente decreti legge, e al governo in Italia ci sono stati destra e sinistra, equamente tutto sommato in termini temporali, producendo lo sbando, il declino, l'assoluta incertezza del diritto che registriamo ancora oggi. E mi lasci anche dire una cosa, perché ho sentito da prima la deputata Bonaccorsi sostenere che dopo 11 trimestri negativi l'Italia stia ripartendo. Beh, intanto io credo che i fattori per cui l'economia mondiale stia ripartendo certamente non sono ascrivibili all'azione del governo Renzi, perché se l'euro vale di meno rispetto al dollaro e quindi noi italiani riusciamo ad esportare qualcosa di e più, diciamo che c'è non un è certamente favorevole. Merito di Matteo Renzi. Se il prezzo del petrolio è crollato, sì, non è certamente merito se di Draghi Matteo ha fatto Renzi, una politica di un certo Renzi tipo. Aveva, no,
Sì, benissimo, però io ricordo a tutti che Matteo Renzi aveva promesso a Bruno Vespa, visto che lui non frequenta i talk show, il pagamento delle di onorare imprese. Il debito che lo Stato italiano... Esatto, e tuttora mi risulta che ci siano 60 miliardi di euro che quei piccoli e medi imprenditori debbono andar poi a chiedere agli istituti di credito pagando finanche allora, gli interessi. Allora, lo richiedo, per favore, ricordo sintetici, che... perché se no non riusciamo a leggere le mail che arrivano da casa. Nel frattempo Salvini ci dice che dopo il voto di domenica cambierà tutto, alcuni partiti non ci saranno più, altri cambieranno nome e forma. Se il centrodestra vorrà essere competitivo con Renzi non potrà non tener conto della Lega. Professoressa Signorelli? Che dire? Lo so che deve commentare Salvini. Faccio commentare Salvini, e vabbè, farò sto sforzo. No, guardi, no, è vero o no che alla fine queste regionali qualcosina cambiano nell'assetto generale? Sì, ma io penso di sì, che non saranno fini a se stesse, non andranno nel dimenticatoio troppo rapidamente. Per quel che riguarda la Lega, devo far presente un punto che come antropologa culturale io non posso che essere agli antipodi della Lega. Cioè tutto ciò che anche lontanissimamente... mi sa di razzismo, ma non di razzismo soltanto ideologico, ma di quel tipo di razzismo che ritiene che si nasce verdi, o si nasce gialli, o si nasce neri, o si nasce rossi. Se in Italia fossero morti per incidenti stradali soltanto persone uccise da rom che guidano in maniera folle, io accetterei questa polemica, ma che questa polemica sia stata rispolverata e ributtata immediatamente nell'agone elettorale. Ma dico, quanta gente è morta ammazzata sulle strade italiane? Quanta presa ammazzata... può avere sugli elettori però? Beh, non molta. Molta, perché si sa che la storia della costruzione del nemico interno è sempre è un vecchio luogo comune delle scienze sociali, no? Quando non sai come governare o quando non sai come togliere il potere a chi ce l'ha, trova il nemico interno. Do la possibilità all'onorevole Molteni di replicare. Guardi, io non accetto semplicemente una cosa, ognuno è libero di pensarla come crede, ci mancherebbe altro, il nostro è un paese... democratico, soltanto a Salvini viene impedito di poter parlare quando va nelle piazze. Detto questo, non accetto però la definizione di razzismo e di razzisti attribuiti alla Lega. Chi lo dice non conosce la definizione di razzismo. Noi non ci sentiamo assolutamente superiori a nessuno, a chi che sia, ci mancherebbe altro. Tutto al più forse in questo paese, in questo momento c'è una forma di razzismo al contrario. Guardate che quelli discriminati non sono mica i nomadi o gli zingari o i rom o gli immigrati. Oggi ad essere profondamente discriminati da questo governo e da Renzi e dalla sinistra sono i cittadini italiani. Vede, la professoressa però può Molteni, dire quello che mi vuole. Perdoni, però il tema era, lo diceva bene Vincenzo Lemme che ci ha scritto, no? Il tema era stabilire uno che va in giro a 180 all'ora e mette sotto 9 persone e ne ammazza una, è un delinquente, punto, che sia rom, che sia italiano, a prescindere, che sia... è corretto o no? Ci mancherebbe altro. E allora che c'entra sollevare sì, la polemica ammazza... sui rom? Cioè perché rispolverare il tema guidando, dei rom? Chi ammazza guidando in quelle condizioni, se è esso straniero, se è esso cittadino italiano, merita la galera, punto stop, merita che le chiavi della galera vengano buttate via. Tolleranza anche zero nei confronti di queste persone. Negare che in questo paese ci sia anche un'emergenza legata ai campi nomadi significa essere miopi. Io non vorrei che nessuno dei presenti in studio avesse una propria abitazione davanti a un campo nomadi. I campi nomadi sono, ripeto, delle enclave di criminalità, sono delle zone franche di illegalità. Mi spiegate perché se io abbatto una casa abusiva di un italiano tutti applaudono e non posso fare esattamente la stessa cosa con nei i campi confronti abusivi, di un'abitazione onorevole Bonaccorsi abusiva illegale? Io chiedo, visto che in Italia, e chiudo, ci sono 40.000 nomadi e zingari, il 62% dei reati in questo paese, in modo particolare i furti nelle abitazioni, sono commessi da stranieri. Io vorrei evitare che a una delinquenza autoctona locale se ne possa quella sommare una straniera. Onorevole Bonaccorsi? La memoria cortissima, io capisco da Cantù, forse sapere bene le cose che avvengono nella mia città è un po' più complicato, lo dico francamente. Questa cosa dei campi rom è di una strumentalità micidiale.
Forse non ci ricordiamo in questi anni qual è stata la gestione dei campi Rom dal 2008 ad oggi nella città di Roma, cosa è stato cominciato a fare nelle amministrazioni precedenti. Chiudere un campo Rom tout court e non capire dove questa gente va è una cosa inutile, sbagliata. Bisogna lavorare sull'inclusione sociale, che è un lavoro più difficile, più lungo, più serio. Ecco, appunto, la risposta è buonanotte. E allora non si risolveranno mai le questioni. Bisogna chiuderli, ma accompagnando questo con un lavoro serio di integrazione sociale, di inclusione sociale. Ma altrimenti non sono è chiacchiere, il campo chiacchiere. Nomadi. Il resto sono chiacchiere, Molteni. Il campo nomadi, io non sono senatrice, sono deputata. Ma di che cosa parliamo? Altrimenti sono chiacchiere le vostre. Non ti vedo, forza. Scusami, ti sto semplicemente dicendo che il campo nomadi è la negazione dell'integrazione. E ti ricordo che questi campi nomadi sono stati aperti da un signore che si chiama Alemanno, con il quale voi mangiavate la pagliata. Non so se ti ricordi queste scene, eccetera. Quindi, guarda, per favore, ritorniamo con le gambe per terra. Tutti noi che parliamo delle cose che si conoscono. Mancano due giorni alle elezioni. Vi prometto che dopo andrà meglio, ve lo prometto. Mancano solo due giorni. Poi domenica si vota, domani c'è il silenzio elettorale. Sappiamo le cose, non parliamo a vanvera. E poi dopo vediamo che succede. Nel frattempo, tanto per dare la parola a Mirta Merlino, una buona notizia. Nel primo trimestre del 2015 il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Renzi ci aveva detto un sacco di tempo fa che 0, è uguale a 0, ma c'è il più e noi festeggiamo il più. Buongiorno Mirta Merlino. Esatto, siamo qui, brindiamo al più, però purtroppo abbiamo un sacco di grane da raccontare, perché torneremo sul tema del terribile incidente stradale, quasi una strage, la definirei alla Boccea, avremo Matteo Salvini collegato con noi, però partiamo dal caos Campania, che ne sarà di De Luca? Potrà insediarsi presidente in caso di vittoria? Ne parleremo anche con la persona che ha fatto il ricorso in Cassazione sulla legge Severino, che è Gianluigi Pellegrino. Poi vi daremo in diretta la lista degli impresentabili, 12:30 viene fuori dalla commissione antimafia e noi saremo qui per raccontarvelo. E infine andremo a Melfi, dove Renzi ha fatto ieri una super visita fighissima con la Jeep, snobbando la Confindustria e la sua assemblea. Ha scelto Marchion e non Squinzi. Esatto, vabbè, neanche ve li dico gli ospiti, starete a vedere. Tra pochissimo l'aria che tira, voglio solo segnalare al senatore Morra che gli scrivono dalla Fiat, un operaio della Fiat, dice: io t'ho pure votato, ma ricorda quante tasse pagava la Fiat. Ricorda quanti soldi arrivano partendo dalle circoscrizioni dei comuni fino a Palazzo Chigi. Insomma, io gliela giro questa mail e Roberto Torino è abbastanza arrabbiato perché dice: parlate male della Fiat e non vi ricordate che questo paese è invivibile quanto a tasse. Grazie a tutti per essere stati a Coffee Break. Sto parlando male della Fiat, di qualcuno che sposta la sede fiscale. Io gliela giro la mail, gliela giro e lei risponde a... Come si chiama? Roberto Torino, va bene? A domani. Va benissimo, va benissimo.